Ora, lasciamo spazio a qualche intervento dal pubblico. Io prendo nota. No, faccio parlare la Marca, prima se l'ha segnato il primo. Poi... Sì. In realtà più che delle domande volevo solo fare un intervento perché sono un esponente del Comitato di Milano e del Rotary per Coach Lavoro Giovani e ci siamo impegnati in questa e in altre iniziative proprio per la difesa della Costituzione, la difesa dei nostri diritti. Volevo aggiungere un altro piccolo aspetto. Che siamo scesi in campo anche in modo diretto, perché sappiamo che dietro di noi c'è il vuoto, c'è l'assoluto vuoto pneumatico, per cui appoggiamo anche tutte le iniziative che possono portare a delle querele dirette anche attraverso l'aiuto di costituzionalisti a far sì che ognuno di noi possa anche in prima persona, senza aspettare l'ausilio di qualche padre Pio, possa intervenire direttamente per cercare di tutelare i diritti nostri, ma soprattutto dei nostri figli e di chi verrà dopo di noi. Per cui noi, per chi avrà la voglia e la pazienza anche di seguirci sul nostro gruppo Facebook, presenteremo ogni iniziativa atta anche a portare le persone direttamente in tribunale per presentare querele dirette contro questa classe politica che ci sta distruggendo. Tutto qui. Gestitevi. Dopo quel che vengono fuori da fuori Milano, dopo. È un'affermazione, precedenza. Ma nel contempo è una domanda rivolta a tutti voi. Avendo poca fiducia nel quadro istituzionale che c'è oggi a livello soprattutto parlamentare rispetto allo schieramento di come si è insediato in questo appunto Parlamento, avendo giocato su una serie di modifiche del sistema elettorale, allora una riflessione mi viene automatica. La prima, non fidandomi di queste persone che la Corte Costituzionale gli aveva dato una scadenza ben precisa per riformulare un sistema elettorale nuovo e poi andare appunto a vincolarlo rispetto a un criterio precedente, quindi al proporzionale, cosa che non hanno realizzato e hanno continuato indifferentemente come se nulla fosse successo, non fidandomi quindi di queste persone sullo schieramento di come si è insediato, dicevo, la prima domanda, non mi fido rispetto a come si stanno giocando questa partita rispetto alla storia di questa schiforma costituzionale. Nel senso che non faccio molto caso ai sistemi elettorali, ai sondaggi elettorali, perché Stati Uniti e abbiamo visto, insomma, non sono attendibili sotto ogni profilo, soprattutto bisogna anche riflettere chi molte volte è proprietario di questi sondaggisti. Allora, la cosa che mi preme far riflettere è, allora, nessuno ha fatto caso che da quando hanno cominciato a modificare il sistema elettorale ci sono delle strette e forti analogie, salvo piccole varianti, con lo stesso identico sistema elettorale di molti paesi che, guarda caso, hanno origini anglofone e che hanno lo stesso identico sistema sulla questione del premio di maggioranza e così via, identico a come si eleggono i gran maestri all'interno delle massonerie. Hanno la stessa identica funzione e lo stesso identico modo sistema premiale all'interno per arrivare appunto a eleggere i gran maestri all'interno delle massonerie. Allora, se noi facciamo una riflessione su come stanno portando avanti questa battaglia e soprattutto chi la sta portando avanti, ecco perché non mi fido dei Berlusconi di turno che si schierano per il no e quant'altro, perché sono straconvinto che nella cabina, nell'urna, il voto è sicuramente pendente dall'altra parte pro Renzi, perché al di là delle dichiarazioni pubbliche che sono veramente ridicole,
L'obiettivo è quello di spostare il sistema di carattere politico in una direzione ben precisa, che è quello dello scardinamento, come è stato detto qui da tutti loro, ma sotto il profilo del cercare di non dare governabilità a una classe sociale ben precisa. Il fatto di toccare, come è stato detto, la seconda parte è in realtà il primo passo per arrivare poi a toccare tutto il resto. E guardate, in tutto questo ce n'è uno che mi riguarda maggiormente, perché è una delle battaglie, come ha anticipato Giello prima, cioè che è il fatto della battaglia all'interno della Costituzione, cioè il fatto che Togliatti è stato uno stratega per evitare che gli alleati, gli americani e quant'altro facessero ovviamente tutt'altro di quello che è riuscito invece a governare Togliatti, evitare quindi una pressione maggiore, è quello di aver fatto dei compromessi ben precisi, compromessi che erano però portanti verso una realizzazione di una ipotesi sempre avanzata e progressista di questo paese, della nostra Costituzione. Allora, il fatto che stiano modificando queste cose nei passaggi successivi ci sarà sicuramente togliere quello che in realtà la massoneria ha sempre cercato da allora, appunto da che si è formata questa Costituzione, togliere l'articolo 18 della Costituzione, che è quello dell'elemento che sono vietate questi tipi di organizzazioni segrete, così via, che poi si autodefiniscono molte volte quando vengono beccate, tipo la P2 e così via, deviate. Ma deviate da che? Si sa benissimo che erano tutte branche che hanno origini sempre dalle case madri, appunto, delle massonerie. E non è un caso, infatti, che nello schieramento di quelli che vanno ad appoggiare questa schiforma costituzionale ci sono presidenti, modello Obama, che di fatto è un massone, fa come lo sono stati la stragrande maggioranza dei presidenti americani, lo sono stati altri personaggi che hanno dato adesione a questa cosa qui, Confindustria, che è stata una delle responsabili addirittura della salita del fascismo in Italia, per dire, cioè, gli industriali di allora. Ma capite che il problema diventa serio. Allora la mia domanda è: non è preferibile oggi che c'è una Costituzione di questo tipo e con delle leggi che ancora ci danno un minimo di garanzia, arrivare un attimino prima a fare una denuncia di carattere sostanziale rispetto a un attentato alla Costituzione, cose che sono previste con le leggi odierne? Presentatevi. Ma sono per autogestione. Chiedo scusa a voi, ma c'è chi arriva a fare. Sì, sì, solo per questioni tecniche poi vi piacciono. No, allora, tutto quello che io ho sentito oggi pomeriggio mi è sembrato senz'altro valido. Cioè la Costituzione italiana è forse definita la più perfetta al mondo e non a caso, per cui penso che effettivamente, come dicevano prima, non ci sia motivo per cambiarla, soprattutto in virtù del fatto che tutto quello che adesso sta succedendo nel nostro Stato, ma che sta succedendo anche in Europa. In Europa, in Olanda, si stanno lamentando del fatto che comunque sta cercando di entrare il TTIP, perché che è praticamente la liberalizzazione del mercato oltreoceano, per cui l'America poi potrebbe avere libero accesso al mercato europeo, quindi anche quello nostro, della nostra nazione. Per cui penso che tutto questo sia comunque guidato da delle forze esterne americane, filoamericane. Cioè voi vi sentite italiani, e probabilmente lo siamo, ma in realtà siamo gestiti dagli americani. Cioè la nostra tessera sanitaria ha dei codici americani. Quindi tutti quanti noi siamo succubi di una forza, di una potenza che va al di là del nostro governo, che va al di là delle nostre forze. Per cui tutto questo che ci sta succedendo era, come ho già sentito in altri
in altre riunioni dove c'erano delle forze politiche che esprimevano per il no, siamo spinti dall'America, siamo spinti dalla JP Morgan e da tutte quelle che sono le grandi finanziarie americane che hanno imposto o comunque consigliato all'Europa di muoversi in un determinato modo, cioè tutta la parte dell'Europa e il modo per rilanciarsi era quello di recuperare il lavoro, perché così si creava quella disparità del valore del costo del denaro, dato dal fatto che se io produco in, diciamo così, in Polonia, spendo meno e guadagno di più, per cui io divento più forte, questo è quello che ci sta accadendo. Quindi la modifica dell'articolo 18, l'introduzione del Jobs Act, la modifica della Costituzione stessa è mirata a far sì che si liberalizzi il mercato europeo e che possa entrare nel mercato americano. Quindi questo va al di là delle nostre forze. È chiaro che dovremmo lottare per far sì che resti la nostra Costituzione, perché se l'avessero attuata saremmo stati veramente il popolo migliore del mondo. Noi abbiamo un paese che non ha limiti, cioè abbiamo tutto, abbiamo l'arte, abbiamo le strutture, abbiamo il paese più completo, abbiamo il mare, abbiamo i monti, abbiamo tutto. Potremmo essere autonomi come la Svizzera, se non meglio. Non lo possiamo fare perché abbiamo dei poteri esterni, la massoneria stessa è gestita dagli americani, quindi proprio per questo. Per cui è veramente importante che vinca il no, perché a questo punto non potremo più dire di essere in Italia o di essere italiani, saremo come gli americani e ci troveremo uno come Trump che denunciava la Clinton di essere veramente una succube delle lobby, e poi dopo andare a vedere chi cavolo ci ha messo o chi intende proporre come collaboratore. Sono tutti gente che appartiene alle grandi multinazionali, comunque alle grandi finanziarie, che comunque portano solo soldi. Noi dobbiamo cercare di evitare di diventare schiavi di questi qui. Grazie. Ecco, io con riferimento a quest'ultimo intervento volevo ricollegarmi su qui. Quando prima parlavo di neofeudalesimo, allora, quando noi richiamiamo il titolo, con la costituzione del mercato unico transoceanico fra Stati Uniti e Europa, quello che forse molto esplicito è che alle multinazionali viene data una sorta di sovranità internazionale. Nell'ipotesi di questo trattato, acquisiscono il diritto di convenire in giudizio agli Stati per chiedere il risarcimento dei danni se questi attuano una legislazione che limita il liberismo e la loro capacità di guadagno. Quindi, se vogliamo tutelare la salute perché non ci piacciono cibi geneticamente modificati, rischiamo che questo Stato si trovi a dover pagare i danni a qualche multinazionale americana. Non voglio fare nulla, no, la del Monte, per esempio. Quindi questo significa che in questo mercato gli stati non sono più nemmeno sul piano di parità con le multinazionali, ma ne sono soggetti, perché perdono la facoltà di legiferare liberamente. Questo mercato in realtà toglie gran parte della sovranità nazionale ai popoli e li trasferisce agli organi internazionali. Quello che poi sta succedendo anche nell'ambito della comunità economica europea, che per molti profili ci impone un sistema liberista. Se gli italiani un giorno si svegliano socialisti e vogliono cambiare le regole che ci stanno invece imponendo, non lo possono fare, perché sono vincolati per trattato internazionale a una forma politica liberista, e questa è una cosa gravissima, e questa è una cosa che sta limitando la sovranità popolare, e questa riforma costituzionale è sulla quella linea e per favore ulteriormente quella linea. Luigi? Non è un intervento mio.
per richiamare che mentre noi ci stiamo riunendo qui, il PD sta facendo una serie di iniziative. Io sento delle espressioni, si sente parlare di tantissime cose, del circolo di libertà della finanza. Noi adesso abbiamo un nuovo strumento, voi non avete ancora avuto modo di vederlo. È uno strumento che parla del mondo del lavoro, dove c'è una giovane che ha le mani sporche di morchia, di grasso dal Renzi, e sembra che faccia una smorfia a Renzi e gli dica stai lontano, mentre lui scende dalle scale dell'aereo che l'ha portato da Obama, prima che gli facesse la petizione a favore. Qui dentro ci sono gli elementi del lavoro, della sanità, della scuola, cose che avrebbero dovuto essere universalistiche tutte quante, e anche delle pensioni. Sono quattro fucilate. Sul retro troverete la famosa tazzina da caffè, 0,022 centesimi al giorno di risparmio, quei 40 milioni, 49 milioni della ragioneria di Stato. Troverete anche Fornero, fatta in 16 giorni, per cui non occorre la velocità. E poi troverete cosa vogliono, come dire, ottenere. E vedrete Renzi parlare con la manina mentre si nasconde a Padova, che è un notorio filantropo, come tutti voi sapete. Queste sono le fucilate che sono in questo volantino. Questo volantino è uscito oggi. Fium, a 3 ore di distanza dal suo licenziamento, licenziato il volantino, Fium lo faceva girare, lo ha comunicato a Pierpaolo. Stava già girando per Fium. A voi adesso il compito. Facciamo finta che siamo in una riunione del PD e che io sia Boschi. Sì, lo so, sono diverso da Boschi. Già so che sono diverso. Però basta adesso, ma se no vengo lì e ti saccano. Voi adesso vedete le caselle che avete a casa. Poi ad Afori li avranno. Adesso a tambur battente ognuno, io ne ho 12, io ne ho 25, io ne ho 50. Li prendete e andate a incasellare, esattamente come fanno le cooperative del PD, perché loro ne hanno due di pezzi, ne hanno uno pagato e poi c'hanno quelli come noi, diversi da noi, della stessa condizione sociale, che fanno la campagna per sì, come si può dire in questi casi, straordinari. Quindi fuori da qui, vedere le caserne, Erika, tu sei pronto? Fatevi ridare, li voglio vedere incasellati. Se qui ci fossero 1000 caselle, sono 1000 volantini che si infilano. Grazie dell'attenzione. Mi è anche andata bene che sono stato breve. Allora, io, bellissima riunione, grandissima informazione. Vorrei dire questo, capisco la preoccupazione del fatto che potrebbe vincere il sì, potrebbe perdere il no, eccetera. D'accordissimo sul fatto che dietro questa riforma ci sta con il cosiddetto establishment, per cui dopodiché però io non sono un troppo Trump. Io se fossi stato in America avrei votato Trump per una questione di politica estera, non di politica interna, perché con Trump mi sono salvato la ghirba, come si dice. Con la Hillary probabilmente il giorno oggi saremo già in guerra contro la Russia, ma questa è un'altra questione. L'ha detto lei, non l'ho detto, l'ha detto lei. Dopodiché però è anche vero che io credo che quello che è successo negli Stati Uniti non è vero che è così scollegato anche da noi. Io non sono così convinto, a me spesso, ma però io sono convinto di questa cosa, che Renzi non è vero che in questo momento abbia la via libera, che possa arrivare alla vittoria del sì. Sono d'accordo che probabilmente la classe alta di questo paese per i suoi interessi voterà sì. Però è anche vero che io credo che ormai sono quasi 30 anni, no? E questo paese se lo stanno massacrando, ce l'hanno fatto in tutti i colori. E il fatto che gli Stati Uniti
la maggioranza degli Stati Uniti, poi andiamo a vedere quanto hanno poi votato, perché la storia degli Stati Uniti, della democrazia americana, è il fatto che spesso e volentieri è una minoranza che governa la maggioranza, perché spesso e volentieri si arriva al massimo al 30-35% dei votanti, dei 380 milioni di americani. Poi, siccome c'è democratici e repubblicani, alla fine il presidente viene eletto 18-20% rispetto al 100% degli, e qui è quello che vogliono fare qua anche in Italia. Però, detto questo, è vero che con la vittoria di Trump, e quello che dicono ormai tutti i commentatori internazionali e anche nazionali, è stato dato un segnale contro l'establishment americano. Cioè, nel senso che la gente nel continuare a sapere, perché poi se vai a vedere le manifestazioni in questi giorni contro Trump, è la classe alta americana, perché le manifestazioni che ci sono oggi a New Yorkesi, a Los Angeles, così, non sono i poveri, sono la parte delle cosiddette università, per cui vuol dire, perché non è che dall'università, vuol dire il ceto alto, perché per andare all'università americana ci vogliono dai 100 ai 200 mila dollari, se no non vai all'università, perché non hai soldi, infatti non c'è la classe operaia o i diseredati delle città. Per cui se questo è vero, perché tutta la parte del popolo americano si è rotto le scatole veramente di questo establishment, perché loro fanno i soldi e tu stai male, e la gente comincia a stare male. La middle class è uscita, non vive più nelle città, vive nei paesi rurali e fuori. Per cui stanno male, stanno proprio male. Detto questo, quello che voglio dire è che e tutta l'establishment, parliamo anche di giornalisti, stampa, eccetera, non è riuscita a dare il segnale che voleva. Per cui anche in Italia, se noi abbiamo tutta questa giornalisti, provinzi, per cui quello che voglio dire, non è così detto che loro vincano. Io penso che siano molto in difficoltà, perché la gente in giro non è che sta bene in Italia. Per cui se noi diamo la possibilità e far capire che tu riesci, cioè che quella controriforma ti toglie tutto quello che ti hanno già posto, no? Io penso che noi vinciamo. Poi è vero, le preoccupazioni c'è, però per esempio oggi abbiamo volantinato stamattina in una piazza della periferia di Milano, avevamo in media 3 sì e 7 no. Per cui io penso che noi in questo momento siamo ancora favorevoli. E noto anche ultimamente che Renzi è molto in difficoltà, perché anche quando fanno le iniziative loro non c'hanno nessuno. Grazie. Niente, sarò veloce perché è già stato detto quasi tutto. Sono Leonardo Pivio, faccio parte del Comitato Lavoratori Precoci e Lavoro Giovani e sono un lavoratore precario. Io penso che un po', diciamo, un paradosso quello che sto per dire, che in un momento in cui si stava dormendo, perché effettivamente si stava dormendo dopo aver distrutto tutti i diritti dei lavoratori con la complicità del cosiddetto centro-sinistra, che di sinistra ha ben poco, e con i sindacati adesso legato, noi dobbiamo ringraziare questo Pinocchio, qualcuno l'ha definito poi scout di Lucio Gelli, per aver risvegliato e mi pare anche di capire di avere un po' riunito frammenti di sinistra che a momenti non si parlavano più. Io penso che quindi abbiamo una grande occasione in questo momento. Quest'anno mi pare che già ci sono state due cose importanti, che qualcuno a livello internazionale, qualcuno mi pare che abbia fatto male i conti, un po' forse perché ci sono anche contraddizioni insieme alla stessa borghesia, un po' forse anche perché questo ormai si sentono così talmente onnipotenti
che pensano ormai di aver stravinto completamente e di permettersi di fare quel cavolo che vogliono. Parlo del Brexit e parlo di quello che è appena successo negli Stati Uniti d'America, in cui sembrava lo scenario era già quasi stato scritto, ma qualcosa è andato storto. Qualcosa è andato storto, non c'è due senza tre, e il 4 dicembre è da sé. Noi dobbiamo essere pronti, quindi già dal giorno dopo della vittoria del no, di portare avanti in maniera convinta e convincente le ragioni del nostro no, che non solo il no dei vari Berlusconi, dei vari Parisi, si sta centrando qui, che se ne sbattono altamente le palle dei valori della Costituzione. Noi dobbiamo portare avanti i valori veri della Costituzione attuati. Io penso che sia necessario uscire a questa assemblea con la convinzione che questo sia un primo passaggio propedeutico per poter portare avanti una lotta di un no politico-sociale volto a ristabilire, quantomeno ristabilire un certo equilibrio tra le classi presenti in questo paese. Penso che sia necessario quindi, prima è stato fatto l'appello di volantinarli in casellare, penso che sia necessario continuare, come ho già accennato prima, dopo il 5, portare avanti le ragioni del no che partono innanzitutto dal lavoro, come dice l'articolo 1 della Costituzione della Repubblica Italiana. Quindi io vi invito a rimanere in contatto, là in fondo di fianco ai volantini è possibile lasciare una mail, vi invito a rimanere in contatto e vi invito a quindi a continuare a fare assemblee, ma soprattutto a uscire nelle piazze, perché queste occasioni sono importanti, però io ho appunto vizio di essere sempre un po' abbastanza onesto. Continuiamo a parlarci tra di noi, noi abbiamo bisogno di parlare verso l'esterno, d'ora in poi bisogna andare a volantinare. Io quando prima di entrare a lavoro o quando uscirò da lavoro mi porterò sempre dietro i volantini e volantinerò. Ognuno faccia questa operazione di lavoro politico, di propaganda politica, poi dopo ci si riunirà di nuovo insieme e si cercherà di portare avanti le battaglie per cui è nata la Costituzione italiana, che sono la democrazia e la giustizia sociale. Grazie. Io volevo fare due osservazioni per deformazione ancora storica. Dobbiamo ricordarci, a proposito delle vicende legate alla governabilità, che è quello che ha modificato l'atteggiamento di tutte le sinistre a livello europeo. E l'esempio, proprio collegandomi a ciò che diceva la compagna su Giorgio Parks, allora, le leggi sul precariato, tra virgolette, sapete da dove partono? Dal governo Schröder, da noi tre, e dal governo Schröder, quindi di sinistra, in Germania. Chi le fa? Il capo del personale della Volkswagen, si chiamava Arz. Siamo arrivati a Arz 4 ormai, no? Poi vengono fatte in Inghilterra, poi vengono fatte da noi e poi adesso in Francia. Quindi il meccanismo attraverso cui si sta su questo terreno è proprio quello che diventa l'elemento a livello internazionale, soprattutto europeo, per definire gli strumenti attraverso cui governare il lavoro, creando quella disoccupazione di massa, quel precariato, che sono assolutamente necessari in questa fase storica per assicurare il predominio in assoluto dell'economia di carta. Il fatto che i capitali siano in mani sempre più ristrette, anche se qualcuno giustamente, prima o poi aspettiamocela, un'ulteriore bolla. Contestualmente a questi aspetti si modifica la legge elettorale attraverso quale strumento innanzitutto? L'accordo è stato tra Occhetto e Segni, il figlio del presidente golpista, per poter ricordare la storia. Le preferenze, la motivazione di fondo è stata innanzitutto togliamo le preferenze dalla legge elettorale, perché? Perché c'è il voto di scambio, perché c'è la mafia e via dicendo. Invece di controllare, invece di fare la lotta alla mafia, troviamo lo strumento attraverso cui il popolo può scegliere. E poi facciamo una legge elettorale
e quello è stato uno degli errori storici di Magri. Incostituzionale, Mattarella, ma è incostituzionale anche lui, perché all'interno della Costituzione italiana, anche se è evidente che i costituenti non hanno voluto scrivere la legge elettorale proporzionale perché era una cosa implicita, c'è come asse di fondo il pluralismo sociale e politico. E il pluralismo sociale e politico richiede la proporzionalità della legge, richiede la legge proporzionale, perché il Parlamento deve essere lo specchio del paese, per citare una. E quindi inizia da lì il percorso. Inizia da lì il percorso con tutti gli elementi degenerativi successivi e quindi colpa ancora di una cosiddetta sinistra, perché l'accordo fu tra. E per quello bisogna assolutamente invertire la rotta con in mano la Costituzione per rilanciarla. Questo deve essere la battaglia. La battaglia del 5 è rilanciare la Costituzione italiana. L'abbiamo ripetuta per l'ennesima volta, sperando di vincere, però bisogna fare in modo che sia attuata, che sia rilanciata, che siano messi in campo tutti gli strumenti attraverso cui questa, che è una Costituzione programmatica e quindi l'esatto contrario della stabilità, richiede la trasformazione dei rapporti sociali. Ha fatto bene a citare l'articolo 3, perché il secondo comma dell'articolo 3 viene poco citato, si cita sempre la prima parte, non la seconda, che dice che sono i lavoratori, i cittadini a controllare, metto in sintesi, la democrazia sociale, economica e politica del paese, è l'asse di fondo.